ancora qualche giorno e poi cominceranno le vacanze. Il mare, la spiaggia, che bellezza. Nicotra. Oddio. In che anno avvenne la spedizione dei mille? Spedizione dei mille, spedizione dei mille, eppure lo sapevo. Nicotra al doppiaggio, c'è la mamma. Va pure, va. Sono salvo. Quando mi chiamano che sono a scuola tutti mi invidiano. Studiate, studiate ragazzi, arrivederci. Di pirati. Speriamo solo non sia una di quelle storie sdolcinate dove devo recitare delle poesie. Giovanni è un rumorista, un po' come noi ragazzi quando spariamo quei fucili di legno facendo un bam bam con la bocca. Questa è una diligenza che scappa inseguita dai banditi lungo il passo della morte. Nel salon del Far West un brindisi tra il fuorilegge e lo sceriffo. Poi un insulto. Un primo pugno e patatrac! Buona per me. Gli anelli del ragazzo, da 26 in avanti. Giovanni si considera superiore a noi doppiatori. Lui sarebbe un vero artista dei rumori, un inventore. E ogni volta che mi vede mi fa capire che ci considera solo dei gran chiacchieroni che per di più parlano con la bocca degli altri. Ma in fondo anche Giovanni lavora davanti al microfono e allo schermo, quindi fa parte della nostra famiglia. Io sono sempre contento di scappare via da scuola, ma anche questa è una scuola, è un esame ogni volta. E poi, è strano, il microfono mi fa sempre venire in mente la maestra. Buongiorno. Ciao, la sai? Sì. Ecco. Qui il cane è scappato via incontro ad un bandito che ha in pugno la pistola. Che razza di cane è? Tu richiami il cane e parli col bandito. Qui il bandito ha tirato fuori la pistola in un baleno da campione. Tu ne sei ammirato, capisci? È una Colt 45. Voto! Chris, torna qui! Mettete pure via la pistola! No, 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 no. Chris, torna qui! Il cane è tuo, capisci? Mettete pure via la pistola, capisci? Sì. Chris, torna qui! Mettete pure via la pistola. Ecco, va bene. Prova la seconda scena ora. Ehi, papà, come svelto con la pistola? No. Ehi, pa, come svelto con la pistola? Ehi, papà! Pa! Ehi, pa, come svelto con la pistola? Ecco, bravo. Chris, torna qui! Mettete pure via la pistola. Ehi, pa, come svelto con la pistola? Attenzione agli attacchi, troppo violenti. Bene. Andiamo. Attenzione. Partito. 26 prima. Chris, torna qui. Mettete pure via la pistola. Ehi, pa, come svelto con la pistola? Per me va bene. Anche per me? Cambio. Giancarlo, tieni la distanza. Bene. Ma perché hanno su quelle toghe? Sono avvocati. Ma no, sono maestri. Siamo in Inghilterra. In my pocket. In my pocket, not me. Yes, sir. In your pocket. I mean in... Wear it, boy, wear it. Yes, sir. You know the school rules? Yes, sir. Well, now, take Beethoven, for instance.
Allora mi raccomando, con la soggezione dovuta al personaggio al quale ti trovi davanti. Va bene. Dov'è il berretto? In saccoccia, signore. In saccoccia, eh? Sì, signore, nella tasca. Io non... Tirala fuori, avanti, su. Sì, signore. Conosci il regolamento? Sì, signore. Incidiamo. Attenzione, prego. Partito. 27 prima. In saccoccia, signore. Sì, signore, nella tasca. Io non credevo... Sì, signore. Sì, signore, sì. Ecco. Adesso il bambino è interrogato e risponde con una tiritera senza senso. Ci piace che modo di rispondere. More slowly, Lawson, please. Enunciate carefully. Mica facile, però. Ti piacerebbe fare così a scuola? Mi piacerebbe. Muto! Magna carta ci caroco ci suo nonno su congin. Babbo didi waddawa ocio al timon big bong ci caroco ciuciu del baron. Magna carta magna tutto ciucelate poverin babbo dice l'orettata. La tiritera guarda. È pasticciata, non respirare così. Ripetiamo. Magna carta ci caroco ci suo nonno su congin. Babbo didi waddawa ocio al timon big bong ci caroco ciuciu del baron. Ma non respirare così, come te lo dobbiamo dire? Ti mandiamo una raccomandata? Magna carta magna tutto, sì. Sì. Magna carta magna tutto ciucciolate poverin babbo dice l'ore tarda guardava ocio al timon c'è king kong bing bong. Magna carta magna tutto ciucciolate poverin babbo dice l'ore tarda guardava magna carta magna. Ma no 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 no, magna carta magna tutto ciucciolate poverin. Più vero, più corpo e soprattutto quel ciucciolate poverin. Oh. Va bene. Andiamo. Magna carta magna tutto ciucciolate poverin. Mi mangio la lingua. Magna carta, magna tutto, ciuccia latte, poverì. Babbo dice l'ora è tarda, guarda va, ocio al timon. Magna carta, cicarocco, ci suo nonno, suo cugino, babbo dice, vada va, ocio al timon, c'è il bimbo, cicarocco, ciuccio del baron. Ci diamo? Pronti? Partito? 28 prima. Magna carta, cicarocco, ci suo nonno, suo cugino, babbo dice, vada va, ocio al timon, big bong, cicarocco, ciuccio del baron. Magna carta, magna tutto, ciuccialatte, poverin, babbo dice, lo ritarda, guardava, ciuccio al timon, ciuccio con, ciuccialatte, ciuccio del baron. Buona per me. Anche per me va bene. Allora mi chiami Moretti, Sandri e la signora Mauri. Andiamo su con l'angelo del fiume. Buongiorno. Ciao, caro. Buon lavoro. Ciao, Giancarlo. Quando il turno è finito a me dispiace. A fare il doppiaggio è un bel lavoro, succedono sempre delle cose nuove. Non dovrei lamentarmi. Mamma dice che i soldi che guadagno li ritroverò quando mi serviranno per l'università. Buongiorno. La festa è finita. E Giancarlo, era un fil di banditi? Sì, uno c'era. Nicotra. In che anno avvenne la spedizione dei mille? Ci siamo. Qui bisogna rispondere, è una faccenda seria. Eppure lo sapevo. Magna carta, magna tutto, ciuccialatte, poverin, babbo dice, lo ritarda, guardava, ocio al timon, ciuccicocom, ciuccialatte, ciuccito il barone. Ti piacerebbe fare così a scuola? Che mi piacerebbe. In che anno avvenne la spedizione dei mille? Nel 1860. Da dove partirono? Dallo scoglio di Quarto.
Thank you.